Buonasera, bentrovati allo spazio su Icaro Rimini TV dedicato agli approfondimenti dalla sedicesima edizione del premio Ilaria Alpi di Riccione. La giustizia è il tema della giornata di oggi, in realtà il difficile rapporto... Tra informazione, giustizia e politica nel nostro paese. In particolare il dibattito di questa sera al palacongressi alle 21, organizzato in collaborazione con Libera Informazione, si intitola Informazione e Giustizia da Tangentopoli. Ai giorni nostri, quindi un tema che si eh, annuncia a caldo, un tema del quale si discute eh, negli ultimi mesi tantissimo in Italia alla luce eh, della legge Bavaglio e del DDL, insomma, sulle eh, intercettazioni. Vado subito a Presentarvi gli ospiti di oggi perché anche noi affronteremo, diciamo così, in anteprima i temi del dibattito di questa sera. Quindi abbiamo Antonio Ingroia, procuratore aggiunto della Procura distrettuale antimafia di Palermo e già collaboratore eh, di eh, Paolo Borsellino. Ben trovato e grazie di essere qui. Abbiamo Demetrio Volcic, storico corrispondente della RAI e anche insignito quest'anno del premio alla carriera. Benvenuto anche a lei, grazie di essere qui. E poi abbiamo Danilo Chirico dell'Associazione Da Sud. Buonasera Danilo. Io comincerei con, con Ingroia. La politica sta insinuando l'idea di un mondo costantemente controllato. Lei ha scritto un libro che si intitola C'era una volta l'intercettazione, è effettivamente così? Cioè la legge sulle intercettazioni è una eh, legge diciamo, ammazza indagini come è stata definita? Ma, eh, sì, in questo libro ho mh, evidenziato una serie di, di perplessità e preoccupazioni, la, la sensazione è che al di là delle delle polemiche, degli slogan, dei luoghi comuni, e talvolta anche delle mezze verità, per non dire mezze menzogne. E le cose stanno in modo diverso. L'intercettazione non costituisce una minaccia per i cittadini per bene. Credo che l'intercettazione sia una risorsa per i cittadini per bene, per difenderli dalla criminalità. In questi anni, grazie all'intercettazione, sono stati sventati omicidi, stragi, arrestati mafiosi, sequestrati armi, droga, individuati patrimoni della criminalità organizzata, svelate anche gravi fatti di corruzione politica e amministrativa. Senza intercettazioni credo che gli italiani sarebbero oggi meno liberi e meno informati. La tutela della privacy è naturalmente un diritto sacrosanto. Ma non è un diritto assoluto che deve trovare un contemperamento con altri diritti, il diritto alla sicurezza che tutti i cittadini hanno e anche il diritto all'informazione su come vengono amministrati i pubblici poteri, a cominciare dal, dalla stessa amministrazione della giustizia, perché grazie al lavoro dei, dei giornalisti, grazie all'informazione si può anche controllare da parte dei cittadini come noi magistrati facciamo il nostro lavoro. L'idea che potrebbe essere rassicurante nel nuovo progetto di, re, di legge è che comunque non riguarda le, le indagini antimafia, quindi la lotta alla Camorra, all'Andrangheta, insomma tutto resterà come prima, almeno così. Questo, Questa è una bufala? Beh, diciamo, diciamo che è vero solo in parte, nel senso che è vero che le indagini che iniziano fin, fin dal principio come indagini di mafia... La normativa, sostanzialmente, la disciplina sostanzialmente non cambierà, ma molte delle indagini di mafia, molti dei, dei nostri processi diventano di mafia, eh, diciamo così, strada facendo, cioè si inizia spesso da piccoli fatti, da, da indagini o intercettazioni per reati ordinari e proprio dall'intercettazione si acquisisce la notizia di reato dei reati di mafia. Abbiamo qui Demetrio Volcic, abbiamo detto storico corrispondente Rai, eh, lei per... se intanto Ingroia può passare il microfono a Volcic. Lei per gli, eh, per gli italiani è il volto del, dell'Unione Sovietica, diciamo. Del no? passato. Del, eh. Dell'ex Unione Sovietica, è vero? E, e chiedo a lei, nell'era del news management e anche del, del giornalismo embedded, no? imbrandato letteralmente, cioè i giornalisti che sono a seguito eh, delle truppe in guerra e quindi controllate anche in qualche modo dall'esercito, da, dall è ancora possibile raccogliere? La verità? Ma le immagini eh, di raccontare la verità senza essere al seguito di qualcuno. Non è mai stata una guerra senza che i giornalisti non siano stati inquadrati o da una o dall'altra parte. È una bella storia immaginare che uno può venire su un campo dove si svolge uno scontro e mettersi da solo, forse. Nella guerra e pace di Tolstoy è l'ultima volta che un singolo è andato in un campo di battaglia e vagava eh, tra queste cose, non può essere diversamente.